Giornata internazionale contro il fumo, una iniziativa di ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Taranto. Siamo qui presso il centro commerciale Porte dello Ionio, dinanzi appunto ad uno stand informativo di sensibilizzazione a questa campagna contro il fumo. Ho al mio fianco Giovanni Lippolis, che è il presidente di ANAP Taranto. E allora, presidente, uno stand per far capire che il fumo fa davvero male. Sì, diciamo che approfitto l'occasione per dire che riprendiamo le attività dopo questo lungo periodo di sosta con questa magnifica iniziativa fatta in abbinamento con la Lilt e Autosalus. Questa giornata nazionale contro il fumo noi la vogliamo dedicare a tutti quanti, però maggior specificità alle persone anziane, dove i danni del fumo, gli effetti del fumo sono molto più dannosi e incidono maggiormente. Quindi anche un info point proprio per far sì che chi si avvicina possa avere chiarimenti, delucidazioni e soprattutto capisca una volta per tutte che bisogna smettere di fumare. Beh sì, cogliamo l'occasione proprio con gli amici della Lilt e di Autosalus, dove ci sono specialisti che possono dare tutte le informazioni sui danni del fumo. Il dottor Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio. Porte dello Ionio ha avuto la sensibilità di ospitare questa iniziativa organizzata da ANAPI per la giornata internazionale relativa appunto alla lotta contro il fumo, una campagna di civiltà innanzitutto. Sì, sì, noi abbiamo accolto con piacere la richiesta della Confartigianato per organizzare questo evento, che è un evento molto importante, come tutti gli eventi che riguardano la salute dei nostri cittadini. Noi siamo sensibili, siamo, come sempre fatto, disponibili ad accogliere all'interno del centro commerciale tutte quelle associazioni che vogliono essere a servizio della cittadinanza. Lo facciamo con piacere, diamo lo spazio all'interno della nostra galleria e pensiamo di fare un servizio utile al territorio. Anche perché, direttore, vista la grande affluenza che c'è, il grande traffico, diciamo, di clienti, soprattutto ora che fortunatamente stiamo uscendo dalla pandemia e stiamo ritornando alla quasi normalità, ecco, è un'occasione per sensibilizzare, è un'occasione per informarsi innanzitutto, informarsi e formare ad una cultura di vita sana che necessariamente prescinda dal fumo. Certo, intanto vorrei precisare che sì, il centro commerciale è un grosso, diciamo, contenitore di persone, quindi, però in questo periodo, con il discorso pandemia, con il nostro distanziamento, con tutti i protocolli di sicurezza che abbiamo messo in atto per garantire rigorosamente osservati, rigorosamente in atto, ci impediscono di poter far entrare troppe persone, quindi facciamo entrare le persone fino a un numero massimo consentito. È chiaro, come diceva lei benissimo, è importante la formazione e l'informazione delle persone, quindi noi vogliamo essere anche quello strumento per arrivare alle nostre cittadine. Il dottor Andrea Urso, nutrizionista dell'ambulatorio Autosalus. Dottore, l'importanza di una vita senza fumo, i benefici di questa vita, diciamo, vissuta secondo natura e non alterata da quelle conseguenze patologiche che appunto il fumo implica.
come ambulatorio Autosalus e come persona abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa della lotta contro il fumo. È chiaro che ci sono solo benefici, smettere di fumare non è facile, non è privo di sacrifici, ma ci sono delle possibilità di farlo con pochissimi mezzi. Uno ad esempio, ne voglio indicare solo uno, è quello dell'attività fisica. Quello che dobbiamo cercare di promuovere oggi e anche come messaggio da dare alla popolazione è proprio quello di utilizzare l'attività fisica come mezzo per limitare il fumo per poi smettere. Uno dei consigli che diamo sempre è quello proprio di evitare di smettere di colpo. Un percorso, diciamo, step by step. Esattamente, è un percorso che va fatto con i giusti tempi. Noi come poliambulatori abbiamo una serie di professionisti da questo punto di vista che possono aiutarlo in questo percorso. Abbiamo anche delle convenzioni con alcuni centri sportivi che ci permettono proprio di, invece di fumare, farci attività fisica. Questo produce, sono degli studi, tantissimi studi sul fatto che lo smettere di fumare abbinato all'attività fisica produce delle endorfine che vanno a simulare quello che è quell'eccitazione che dà la sigaretta, ma il fumo in generale, ma chiaramente con un qualcosa di salutare che è l'attività fisica. Il messaggio va lanciato innanzitutto ai giovani. Il messaggio va lanciato... E non solo, per carità. Il messaggio va lanciato ai giovani perché mai come in questo periodo si è visto un aumento dei giovani nell'avvicinarsi al vizio del fumo. Ma c'è da dire che l'attività fisica, in assenza di patologie importanti, la possono fare chiunque, dal piccolo bambino all'anziano. Quindi è un messaggio che vogliamo dare a tutti. È chiaro che, perché se voi notate, qui abbiamo proprio un adolescente che sta fumando, perché si è visto con dispiacere che gli utilizzatori nell'ultimo periodo sono proprio gli adolescenti. Molte volte anche così per così quell'idea di sentirsi più grandi, no? Ma io penso che si inizia, l'abbiamo fatto tutti, per gioco, perché si sente più grandi, perché l'amico lo fa, però è altrettanto vero che possiamo smettere insieme agli amici, insieme ai più grandi e perché no, anche insieme ai più piccoli. La dottoressa Perla Suma, presidente della sezione di Taranto della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Beh, sappiamo benissimo purtroppo le conseguenze dannose, mortali del fumo, innanzitutto in ambito di neoplasie, di tumori. Sì, bene, ringraziamo innanzitutto il direttore della galleria, poi quest'unione che c'è tra la Confartigianato, lo SCIAN e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ci fa pensare che insieme questa battaglia la possiamo vincere. Oggi 31 maggio, giornata mondiale senza tabacco, noi sensibilizziamo la nostra cittadinanza, quindi tutte le persone che decidono oggi di smettere di fumare, di rivolgersi alla LILT, alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, proprio per partecipare a dei percorsi sia personalizzati o collettivi che riguarda la dissuasione dal fumo. Sappiamo che il fumo è una causa importante di malattia dei bronchi e sappiamo anche che è possibile smettere di fumare con la consapevolezza che bisogna volersi bene, bisogna pensare a se stessi e bisogna credere che insieme questa battaglia si può vincere. Il dottor Filippo Marco Leoni, direttore operativo di Autosalus. Autosalus, questa realtà sanitaria, ha voluto sostenere questa iniziativa, questa campagna con medici, con professionisti, specialisti del settore. Sì, assolutamente sì. Noi come poliambulatorio Autosalus abbiamo sposato sin dalla nascita del nostro ambulatorio la prevenzione sanitaria. La prevenzione, noi crediamo notevolmente nella prevenzione sanitaria, lo abbiamo fatto in tutte le sue forme, su tutte le specialistiche che sono presenti nel nostro ambulatorio. Motivo per cui appena l'ANAP Confartigianato, la LILT ci hanno chiesto di collaborare per questo evento, non ci siamo tirati indietro, anzi abbiamo messo a disposizione i nostri specialisti per cercare di dare dei consulti ai cittadini di Taranto. E concludiamo questa puntata dell'approfondimento andando così ad ascoltare, a tastare il polso di chi passa dinanzi a questo
stand per capire se davvero si può smettere di fumare e intervisteremo ovviamente fumatori e non. Buongiorno, giornata internazionale contro il fumo, una campagna di sensibilizzazione che si sta tenendo qui presso appunto la galleria del centro commerciale Porte dello Ionio. Cosa pensa di questa battaglia? Io sinceramente non sono un fumatore, quindi a favore totalmente. Quindi può riuscire anche a convincere gli amici fumatori a smettere? Spero di sì, spero di sì. Buongiorno, giornata internazionale contro il fumo. È facile o difficile smettere? Cosa ne pensa? Io onestamente non sono fumatrice, però penso perché per chi si è abituato comunque sia difficile. Vede molti, avrà sicuramente amici e amiche che fumano. Cosa si sentirebbe di dire loro in questa giornata in cui si combatte contro il fumo? Onestamente c'è, cioè, direi comunque di pensare alla propria salute e anche a quella degli altri, perché comunque se chi fumi insieme alle persone non danneggi soltanto la tua di salute ma anche quella degli altri, perché comunque fumatori passivi. Esatto, quindi direi semplicemente di cercare di stare più attenti a se stessi ma anche agli altri, soltanto questo. Buongiorno, lei proprio con l'attività commerciale che ha vicino allo stand, sta vedendo questa campagna di sensibilizzazione contro il fumo. Intanto lei è un fumatore o no? Sì, sì, fumo. Avrebbe intenzione di smettere? Certo, farebbe sempre bene smettere. Ci sono dei percorsi, perché ovviamente di colpo non si può smettere, c'è la LILT che organizza, diciamo, dei percorsi guidati e mirati al traguardo, alla meta di essere un ex fumatore. La stuzzica questa idea? Sì, potrebbe essere un'alternativa corretta rispetto ai classici metodi che ci sono in giro, insomma. Fuma per... Molte volte si fuma anche per nervosismo. Io fumo per staccare, per prendere pausa, per rilassarmi, o quando sono in giro con gli amici, per far serata, questo sì. Buongiorno, giornata internazionale contro il fumo, lei è fumatore? Assolutamente no. Vedo che ha suo figlio, penso, cosa si sente di dire ai più giovani? Di non fumare come minimo, perché già a Taranto siamo messi male per quanto riguarda l'inquinamento. Il fumo fa male. A se stessi e agli altri. A se stessi e agli altri, bisogna avere rispetto a chi ci circonda e quindi è una scelta nostra, ma è una scelta anche per aiutare chi non fuma.